A Teramo la Lega chiama a raccolta partiti e forze civiche di centrodestra e propone una candidatura unitaria come sindaco della città. Il nome è quello dell'avvocato Lucio Del Paggio, figura alternativa a Gian Donato Morra già indicato da Forza Italia e sul quale la Lega chiede a tutti gli altri di convergere. Alla tavola di Re Artù, e Artù sta per il neodeputato e coordinatore provinciale leghista Giuseppe Bellachioma, si sono seduti i civici con l'assessore regionale Mauro Di Dalmazio, l'ex assessore comunale Rudy Di Stefano, il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, oltre che ai coordinatori di Forza Italia Vincent Fanini e Raimondo Micheli per Fratelli d'Italia. Morra non sarebbe ben visto dalla Lega perché rappresenterebbe il vecchio modello Teramo, ormai inviso, secondo loro, a molti cittadini. Il nome giusto per Bellachioma è solo Del Paggio. Oggi faremo un nome di un candidato su cui spero converga tutto il centrodestra. Ho già detto e ribadisco che non è un candidato in quota della Lega, ma un candidato che la Lega ha individuato e che a nostro giudizio in questo momento è quello che ci vuole per una ripartenza su Teramo. Se il rinnovamento deve essere, ci deve essere non soltanto da un punto di vista, diciamo così, politico, ma anche da un punto di vista umano. E quindi vedremo un po' dopo quello che succederà quando farò questo nome. Con Gian Donato io ho detto già, lo ribadisco ancora, una cosa fondamentale: nulla togliere al professionista, al politico, alla persona. Quindi non ho posto mai i veti, ho chiesto solo che la candidatura di Gian Donato Morra fosse e provenisse ufficialmente dal partito che lui rappresenta, i Fratelli d'Italia, ma per una condizione estremamente semplice, cioè che Fratelli d'Italia ha già in quota il sindaco del capoluogo di regione e quindi per i futuri equilibri e scenari delle prossime elezioni regionali e amministrative anche su Pescara e Montesilvano, volevo comunque la certezza che Fratelli d'Italia in qualche modo presentasse ufficialmente una candidatura. Lucio Del Paggio, 72 anni, un noto avvocato teramano, è stato docente all'Università di Chieti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo sino al 2001 e membro del Consiglio Nazionale Forense. Facile dunque pensare che voi andiate separati? Ah, questo non lo so, spero di no.